Buongiorno Opera, buongiorno Perenzi, come tutti gli anni siamo qui per questa magnifica manifestazione della Marcia delle Cascine, oggi 22 di maggio, un sole che splende su questa fantastica città, perché Opera è una fantastica città con dei grandi, ma grandi operesi. Come vedete iniziano i lavori, se abbiamo già montato l'arco, ma avviciniamoci e andiamo a vedere. Prego, avviciniamoci, andiamo, scusate ma c'ho il cameraman che si perde. Sei in diretta? Prego. Sì, su Rai 5. Rai 5, siamo proprio messo bene. Ma andiamo nel fulcro, nel cuore di questa grande manifestazione e andiamo a vedere cosa si svolge dietro alle quinte. Bene, ecco, questo è tutta l'organizzazione. Come potete vedere abbiamo gli ultimi partecipanti, gli ultimi iscritti che come tutte le mattine vengono qua molto presto per potersi iscrivere a questa magnifica manifestazione. Siamo ormai arrivati a 1128, quindi quest'anno andiamo anche oltre alle nostre aspettative e questo ci fa molto piacere. Ecco qua abbiamo le nostre hostess. No, ho sbagliato le scrivine. Uno, 3 euro. Vai. E qua abbiamo il fulcro dove i nostri ragazzi lavorano come le formichine. Eccoli qua, sono qua da stanotte alle 3 di notte, 4, alle 5, ciao, e ciao. Lavorano come dei matti. Confermo. Naturalmente ci sono i guanti, quindi a norma. No. O lavoriamo un po'. Coprite il quartino mangiato. Ecco qua Paolo. Ok, adesso ti uscire dalla strada. Signor Domenico, prego. Oh, buongiorno. Mi dica allora, com'è quest'anno? Come la vedi? La vedo come la vedo? Secondo me c'è molto più gente dello scorso anno. Siamo già a quota 1133. E sono anche quasi finiti i pacchi gara, per cui affrettatevi che non c'è più niente di niente. Quindi stiamo andando molto molto bene. Assolutamente. Siamo molto felici. Ciao! Sonny, metto qua? Bene ragazzi, iniziamo a fare un po' di interviste. Prego. Abbiamo qua i nostri cari amici della BCA. Ragazzi, buongiorno! Grazie, benissimo. Oh, allora, che anno è per la vostra Marcia delle Cascine? Primo, secondo? Noi veniamo sempre. Bene, come mai? Cos'è la Marcia delle Cascine per voi? Un pensiero? Bellissimo. Bellissimo. Si viaggia in mezzo al vero. Sono contenta. E noi siamo qui a posto per questo. Bene, grazie. Bene. Vedere la ressa che abbiamo qua stamattina, questa gente che è pronta a iscriversi per gareggiare qua con noi come ogni anno. Ragazzi, buongiorno, è il primo anno per voi o no? Prego, una bellissima donna, nome? Giuliana, primo come anno. Mia nonna Carmela! Come mai da queste parti? Come mai da queste parti? Sei siciliano. Eh beh, sei siciliano, è venuta qua per stare con noi, cosa bellissima. Grazie. Abbiamo altra gente dietro, abbiamo anche le bambine. Nome? Linda, primo anno qua con noi, come mai hai deciso di partecipare? Il microfono vicino però, se no non si sente. Fai distruzione? Bellissima sta cosa. Aveva voglia di stare con noi la bambina. Cioè io ho un cameraman, veramente ve lo faccio vedere perché... Eccolo, che vabbè, è lui che ci dobbiamo fare. Grazie di essere con noi, grazie mille, buona gara, buona festa a tutti voi. Deve dimagrire. Ci sei, Aldo. Ragazzi, primo anno per voi? Sì. Come mai da queste parti? Come mai qua con noi? Invece di correre a Locate sono venuto qua. Perché c'è la gara anche a Locate? Abito a Locate, ho trovato invece di far footing a Locate. Ah, bravo! C'è sabato c'è la Corri Locate. Sabato c'è la Corri Locate. Sì. C'è la Corri Locate, saremo con voi anche alla Corri Locate. Sì. Sì, bene. Cosa fate? 16, 12? No, due volte la 16. Così. Lui due volte la 16, ragazzi. E mettilo per iscritto che non ci credo. Certifichiamo, se la fa ripaghiamo la cena.
se fai due volte la 16 12, insomma ragazzi abbiamo qua anche dei campioni, cioè, beh certo, 12 sono giovani atletici, sono giovani e belli e vediamoli, vediamoli molto bene. Prego, prego, si accomodi. Certifica che se fa due volte la 16 li paghiamo la cena allo zodiaco però, Tutto pesce, va bene? Ok, certifichiamo ragazzi. Grazie ciao, ragazzi, ciao. Buon divertimento. Ciao, bellissimo, ho toccato la mano. Metto sto uovo. Mia! Anima. È bellissimo il fatto che metti lì il microfono vicino, ma non funziona. Vieni, vieni. Un attimo. Ed ecco voi. Nome? Stefania. Stefania, è il primo anno, secondo, da quanto tempo? Ventunesimo. Grande, abbiamo qua una storica della Marcia delle Cascine, una storica. Come mai qua anche oggi? Perché è un basta, ragazzi, dopo questa frase. Posso farvi una rivelazione che non me ne frega un cacchio, ma ve la dico? Ho fatto la prima edizione della Marcia delle Cascine io. Beh, tutti noi abbiamo fatto la prima edizione della Marcia delle Cascine perché l'età è quella. Parla per te, io sono giovanissimo. Invece, tutti noi l'abbiamo fatta. Grazie, buon divertimento. Dai, vai, vai. Buongiorno, benvenuti con noi alla Marcia delle Cascine. Primo anno, secondo, da quanto tempo siete con noi? Primo anno, come ti chiami? Martina, come mai qua stamattina? Come mai? Però c'è problemi. Come mai? Così, avevi voglia di stare un po' insieme alla gente, un po' di festa, Ma veramente voleva dormire lei? Di solito ho una lingua. È ancora presto? Mi sa di sì, è ancora presto. Ci vediamo più tardi? Ritenta. Grazie, buon divertimento. Ciao, ragazzi. Grazie. Vai. Buongiorno, nome è Costantino. Allora lui, io lo dico ragazzi, oggi abbiamo qua un grande ma grande campione. Raccontaci un po'. Maratona di Milano, poi sì, per me è stata la seconda maratona, all'altro quarto ero sorpreso dei miei compagni di squadra di Urban Runners, di cui faccio parte prima di Natale, e altre persone che mi conoscevo mi hanno scritto proprio il nuovo e l'arrivo. Come mai con questa mattina? Ho saputo di questa gara tramite la mia amica Astro, poi quindi vengo, secondo me so io sono a San Felice, mi hanno invitato per partecipare e inaugurare un stadio nuovo che hanno sentito il 2012, un'altra testimonianza della mia squadra nazionale di calcio mortale, ho parlato un po' di me e poi altri. Bene ragazzi, quindi vorrei dire, ma la Marcia delle Cascine partecipa anche dei grandi ma grandi campioni, grazie mille. Ci stiamo allargando ragazzi! Una grande conduttrice di cani. Una grande conduttrice di cani. Non riesco mai a fare, non riesco mai a partecipare però. È una persona molto poliedrica. È una persona molto molto carina, veramente. Noi la ringraziamo perché ogni anno è con noi, sempre, con la sempre. Sua musica. Specialmente a gratis. Gratis, vabbè Aldo. Vabbè, è fatto così, comunque ogni anno è con noi per rallegrarci con la sua musica, con la sua simpatia. La ringraziamo, facciamo casino, cantiamo, ci divertiamo. La ringraziamo di cuore. Buona giornata Laura, ci vediamo grazie, più tardi. Grazie, ci vediamo più tardi. Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno, ben svegliati. Allora, come va? Voi siete? Il gruppo basket. Fanno parte del gruppo basket, il nome? Sì. Samuela, Sergio. Elisa.
Diego. Teo, qui Simone. Luca. Luca, come mai qua con noi al primo anno, secondo? Secondo anno qua con noi, come mai? Che cos'è per voi la marcia delle cascine? Un momento divertente. Per stare insieme, per fare tanto casino, caro il mio Aldo, tanto casino. E io ne so qualcosa molto di casino. Bene. Grazie ragazzi, ci vediamo. Grazie. Un saluto. Oh, buongiorno, abbiamo qua un grande nostro amico, nonché grande nostro sponsor, che noi ringraziamo di cuore. Grazie a voi. Il nostro amico Filippo, come va? Bene, grazie a voi per la splendida presentazione, come tutti gli anni, impeccabile. Abbiamo un servizio di fotografi estremamente professionali e bravi. Grazie. Buona corsa a tutti, buon divertimento. Grazie a te. Ciao. Ci vediamo dopo. Grazie, gradito il saluto, eh! È gradito il saluto! Dove sei? Vai! Vado! E continuiamo con le nostre interviste con un grande gruppo numeroso! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Voi siete? Il gruppo di Quinto De Stampi! Investigativo stravestito bene. Da quanti anni siete con noi? È la prima vostra marcia? Allora fatevi un applauso, bravi! Un applauso a questo grande gruppo! Voglio sapere gli anni di quel signore lì, voglio sapere! Gli anni di lui? Eh sì! 42, 45! E l'altra gamba? No, l'altra è 45! E quella di mezzo? Quella è meno! Quella non conta più! Conta, conta, signora! Uno che corre! C'è un altro! Ce l'abbiamo un altro! Classe, classe! Tutti i 80 anni, sì, 79. 79 ragazzi. E non è mio, no, mio papà. È del 35, è del 35, lui del 36. Allora lui ha 80 anni. 80. Ragazzi, veramente 27 giugno. 81 al 27 giugno. Un gruppo di giovanotti sbarbati. Dovete sapere che un sacco di donzelle giovani sapevano che c'eravate qua, voi sono venute. 75. 75 la signora. Io cioè, la più vecchia più sono io qua di lui. Un mese meno. Insomma, la più vecchia qua dentro sono io, che sono piena di acciacchi, e loro invece camminano e corrono. No, no, corrono, grande sicuramente esempio. Corrono. Grazie. Ci vediamo dopo, buona giornata. Buongiorno, 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 buongiorno. Mi dici come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Allora, lui è un altro, vabbè, lui dire che è uno sponsor è poco, perché lui veramente è il nostro fulcro, veramente lo dobbiamo ringraziare di cuore, veramente di cuore, per tutto quello che ci dà ogni anno per poter organizzare questa fantastica marcia. Grazie Miletio. Grazie, come grazie. Va? Bene, tutto benissimo. Tutto bene, siamo contenti di averti qua. Siamo contenti anche. Cosa fai? Gareggi un po'? No, no, non gareggio, siamo fermi perché devo andare in bicicletta in questo periodo, perché una fascite plantare. Insomma, siamo molla, tutti infortunati, ragazzi. Ma inizio fra 20 giorni a preparare la maratona di Chicago, il 9. Abbiamo detto niente, abbiamo detto niente. La maratona, ragazzi, di Chicago. La maratona di Chicago, quindi vedete gli atleti che abbiamo qua. Ma allora, non ho parole. C'era una vecchia frase che diceva: da vicino nessuno è normale. E quando andiamo a scoprire le persone, si scoprono degli atleti che fanno delle cose veramente ammirabili. Sì, veramente, eh? Veramente. È proprio vero che da vicino nessuno è normale, no. Perché facciamo delle cose che tante volte uno dice: porca miseria, si porca rimane miseria, a bocca aperta. Veramente, grazie mille. Grazie. Grazie. Di cuore, buona giornata. Grazie di cuore a voi. Buongiorno. Buona giornata, buongiorno. Abbiamo qua il nostro grandissimo vice sindaco e la nostra presidente. Il presidente si faccia vedere in tutta la sua bellezza. Allora, cos'è la marcia delle cascine? La marcia delle cascine è un obiettivo che l'amministrazione comunale persegue da anni, che grazie a Città di Opera e Runner ci siamo riusciti a portare avanti. Speriamo che possa proseguire in futuro, visto che ormai abbiamo superato la soglia dei 1000 iscritti, 1100 iscritti. Di più, di più! Un traguardo eccezionale per i runner. Grazie, grazie mille. Presidente? Confermo tutto quello che ha detto lui, assolutamente. È una bellissima collaborazione che c'è col comune, quindi insieme uniamo le forze per i cittadini di Opera, gli sportivi di Opera. Grazie mille, buona giornata. Corre, corre!
Beh, ovviamente non poteva mancare il nostro sindaco. Sindaco, allora cos'è la Marcia delle Cascine? La Marcia delle Cascine è un momento importante per Opera, perché ci si ritrova tutti, si fa sport, si sta insieme e poi si riscopre la nostra campagna, quello che circonda il nostro meraviglioso paese. Chiedi un po' al sindaco cosa fa, la 12 o la 16? Ma il sindaco fa la 16 perché è un grande campione. No, fa la 12 col figlio. Fa la 12 col figlio. Ma il sindaco è un grande fa la 12 col figlio. Lui è più aggiornato, in effetti faccio la 12 col figlio perché 16 km sono troppi, quindi con 12 riusciamo a fare. Ma è già una buona cosa, anche perché cosa, il figlio che ha... Che ha 9 anni appena compiuti. Fai 12 km. E non è condannato, non esatto. Tant'è vero che il sindaco fa fatica a tenere il passo del figlio. Soprattutto rispetta le tradizioni, no? Le tradizioni operesi, e quindi il momento della marcia è un momento per stare insieme. Quindi anche le famiglie è bello che stiano insieme e che non si dividano anche sulle lunghezze della marcia. Beh, io direi che basta guardare cosa c'è. Vede presto ancora. Ciao sindaco. Ciao. Vai, guarda che abbiamo un fenomeno lì. Abbiamo un fenomeno, eccolo qua il fenomeno. Tu sei? Federico, quanti anni hai? 6. 6 anni, come mai sei qua con noi stamattina? Per fare la corsa. Per fare la corsa, e quanti chilometri mi fai? 6. 6? Bravo! Ma ragazzi, questo bambino è un campione, è un futuro runner. Eh sì, Cosa fai di bello? Vai a scuola? Sei bravo? Sì. Bene, sport ne fai? Cosa fai di bello? Ma io pensavo che ci sei palloni in Kuwait. No. Che hai? Va a scuola, ti rendi conto? Va a scuola, non cuce pallone. Che va a scuola, cioè, e anche dei buoni voti. Quindi, sicuro, sicuro. La faccia. Vero. Con chi sei qua? È di studioso. Con la mamma. Con la mamma. E col papà. Beh, anche il papà, voglio dire, si vede già che è un grande sportivo. Sì, come minimo corre, va in bicicletta. Qua, l'ho già detto, alla Marcia delle Cascine non si scherza. Abbiamo dei grandi, grandi campioni, dai piccoli ai grandi. Buon divertimento. Grazie. Grazie. Ma non potevamo che non intervistare la mitica. Lei è la nostra mitica. Nome signora Bella? Bella Lunderosa. Lei è di Twitteraldo. Figlio di Twitteraldo. Mamma di Twitteraldo, ragazzi. E qua abbiamo il nostro cagnolino. Ciao. Allora, come va? Bene, bene. Bene? Felice di fare la parte delle cagnoline, perché mai se manca un anno. No, ormai tu sei la nostra mascotte, non puoi mancare. Ogni anno. Ma veramente se l'hai mangiata la mascotte, lei? Quest'anno poi c'ho 70 anni. 70 anni, ragazzi, ragazzi. Mi dispiace, ma non sei la più vecchia. Abbiamo gente di 81 anni per adesso. Vabbè, io ne ho. Stiamo cercando qualcuno di più vecchio, ma abbiamo 80 anni. Brava, brava, brava. Buona giornata. Grazie. Ma eccoci qua, ti abbiamo trovato, vieni qua, girati, tu sei. Ma perché scappate? Tanto vi prendo lo stesso, Lorenzo, grande figlio di Ettore, che abbiamo saputo che quest'anno fai 12 chilometri. Ragazzi, ma sei un campione, quindi batterà sicuramente come tutti gli anni tuo papà. Chiedi alla mamma quanti chilometri fa. La mamma scappa, ma 12. 12, ovviamente. Sicuramente 12, 12 anche la mamma. Arrivo un'ora dopo di Lorenzo. Ieri hai detto un'altra cosa, ieri. Facevo i 6. I 6. No, io le facevo i 12. E la Veronica? 12, la Veronica. Con lei quindi 12. Tutti 12. Tutti 12. Qua abbiamo tutto registrato, perciò non potete sgarrare. Non potete sgarrare. Se fate la 6 km vi prendiamo e vi portiamo alla 12. Vi aspettiamo all'arrivo. Grazie, buona giornata. Francesca! Francesca! Eccola qua, è arrivata la Francesca! Che anno è questo della Marcia delle Cascine per te? Primo anno, secondo, terzo anno. Cos'è l'anno scorso? Allora, l'anno scorso ho bigiato. L'anno scorso ho bigiato, ragazzi, l'anno scorso ho bigiato, lo sta dicendo. Dagli il microfono in testa. Cos'è per te la Marcia delle Cascine? Per me cos'è? È Colombo che da gennaio viene in comune a farmi le. Era grande, è bellissimo, hai fatto una grande cosa. Grazie Francesca, buona giornata. E continuiamo a ricordare i nostri partner, i nostri sponsor per questa giornata di manifestazione. Centro Zorzi Palestra Dynamic, la cantina di Opera e Notizia. Allora,
avanti, tra un po' passerà la nostra super partenza. Anche c'è l'arco della partenza. Ricordiamo i mezzi ragazzi, ci devono partire per quel seme di sicurezza dietro le persone. Aldo e Monica sono in giro già, e Marica sono già in giro a fare le nostre interviste, fotografie e quant'altro. Guardate quanta bella gioventù, ragazzi. Il nostro super sindaco è già qua in pole position. Lei da giudice, buongiorno, da giudice sportivo della, degli giochi della Duca. Ma tanto l'ho presa. Ma come ci scappa? Allora, ascolta. Eccole, tanto non scappate. Lei è tanti anni che fa la marcia delle cascine. Devo fare. Nome? Michela. Michela, da quanti anni sei con noi? Da 5 anni. 5 anni, cos'è la marcia delle cascine per te? È una cosa bellissima, giusto per stare tutti insieme. Grazie. Prego. Buona giornata. Non vedono che mi viene la faccia e la voce da occa. Dai, vai, questi bambini qua. Buongiorno, nome? Giorgia, Daniele. Primo anno della marcia di cascine o no? No, sì. No, è un'infiltrata. No, sarà già 4 anni. Brava. Benissimo. Come mai qua? Partecipano alla gara, cioè, beh, certo. Io non so, io. Ricordate che non è una gara, ma è per divertirsi. Divertimento per stare in compagnia. Grazie. Eh sì, Grazie. Ciao. Questa bambina qua, guarda col casco, guarda che brava. Vediamo. Guarda che abbiamo un'altra ciclista. Tutti qua. Nome? Come ti chiami? Sofia. Quanti anni hai, Sofia? 5 anni. Nome? Matilde. Come mai qua con noi, ragazzi? Cos'è la marcia delle cascine? Come mai sei qua? Un ritrovo per tutti gli operatori. E non solo. Esatto. Perché arrivano, da dove arriva quel ragazzo lì? Mi ricordo, ma non da Modena, da Modena. Quindi tutti qua per divertirsi, per stare con la famiglia, con i bambini, con gli amici. Ciao. 15. No, 165. Guarda qua col passeggino, ma che brave ste bambine! Guarda qua che belle bambine! C'è anche la Barbie, guarda! Abbiamo un grande ospite oggi qua con noi, la Barbie! La Barbie ha voluto partecipare anche lei a questa magnifica manifestazione! Quindi ragazzi, abbiamo proprio di tutto in questa fantastica gara! Abbiamo due bellissime bambine, nome? Erika ed Emma, quanti anni abbiamo? 11. 7. Da quanti anni siete con noi alla prima marcia? Da sempre. Sto vedendo queste risposte, mi vengono i brividi, ragazzi. Perché cioè, è emozionante che ogni anno la gente viene qua per stare insieme, è bellissimo. Abbiamo due ciclisti qua. Qualche belle ciclista che abbiamo qua. Stupendo, anni? 8? 6, magnifico. Da quanto tempo siete con noi? Alla prima marcia o è già da un po'? Seconda marcia? Come mai qua con noi? Cos'è la marcia delle cascine per voi? Divertimento. Divertimento. Per camminare, per dire qualche tiro. Serve anche quello, vero signora? Spero almeno. Bravo. Buona giornata, buon divertimento, ci vediamo dopo. Gruppo magnifico, guarda quanti sono sti gruppi, guarda questo gruppo quanti sono. Buongiorno, siamo un gruppo l'Andriano.
6 o 7. 3, 4 anni che ci siamo, quindi 4. Ragazzi, un pensiero sulla marcia delle cascine, cos'è per voi? Una bella cascina! No, ho fatto colazione stamattina? No! E allora è meglio che la faccia! Un momento in cui ritrovarsi e correre tutti insieme in allegria, passando una bella giornata. Abbiamo anche il sole dalla nostra parte. Yeah! Benissimo! Un Martorello! Certo! Grazie ragazzi, buona giornata! Grazie anche a voi! Ciao, grazie a voi! Insomma, c'è anche tu da ora, Nico? L'avete vista Antonia? No, dalle 8 e un quarto. L'avete vista Antonia? Ciao, tutto insieme. Tutto a posto. Ecco, che altre due suocere ci sono partite magari. Che? Uno che rispetto loro. Beh, fa caldo, guarda, guarda, guarda queste ragazzuole qua, guardale, guarda queste giovinotte. Ciao. Occhio. Vai Marica. Allora ragazzi, buongiorno. Nomi? Claudia, Cristina, Paola, Angela. Quanti anni siete qua con noi? Il primo anno? Mi raccomando, guarda che c'è la schedina. Lei è il primo anno con noi. Cos'è la marcia delle cascine? Un pensiero per noi? È una cosa per chi non può esserci e ci viene, e viene con noi lo stesso. Bella, questa è bella. Grazie, questa ci piace. Buona giornata. Guarda qua cosa abbiamo, lo zoccolo duro della marcia di opera. Vieni, Marica, vai, buttati in mezzo. Ciao. Carichi. Beh, tanti anni che la fanno loro, dall'inizio. Hai tutti che scappi, t'ho preso ormai. Ciao. Allora, abbiamo qua... C'è anche Cico, eh? Certo, noi siamo avanti, ragazzi. Cioè, no, siamo scherzati. Ma niente. Abbiamo... Alessandro. Come mai qua con noi? Non c'è politica oggi. Oggi si... Opposizione. Cos'è la marcia delle cascine? Sono politico io. Allora! Rissa! Ci sei? Come devi fare tutto? Fin qua che non si sente. Cos'è per te la marcia delle cascine? È una bella occasione di incontro, quindi stare tutti assieme una mattinata. Grazie, buona giornata. Anche a te, una mattinata. Vai! Bene, siamo arrivati al primo ristoro offerto dalla grandissima Croce Rossa di Opera. Abbiamo qua delle bellissime ragazze che ora andiamo subito a intervistare. Il nome, ragazze? Francesca. Isabella. E poi, ovviamente... Isabrutto. Ovviamente. Il presidente. Il capoccia, come si suol dire, il capoccia. Un volontario come tutti gli altri, direi. Il primo volontario della sede. Nome? Danilo. Danilo, cos'è per te la marcia delle cascine? Una rotola di palle. Un evento dell'anno che tutti gli anni facciamo molto volentieri. Avete sbagliato strada? L'assistenza sanitaria e il coordinamento su questa manifestazione che da anni è importante sul nostro territorio, e collaboriamo da tantissimi anni con Città di Opera Runner, che ci ha anche aiutato con diversi contributi. Grazie mille ragazzi, grazie per il vostro contributo, per tutto quello che fate in generale. Bene, allora aspettiamo i primi che arrivano, ma vedo già qualcuno. No, ma io vedo un personaggio qua. Chi è questo personaggio? Ma abbiamo anche un altro campione. Un altro campione, intervistiamo il campione. E qua? Lo conosci? No, non so chi sia, lei è? Passante. Sono un passante, passavo di qua. Suo nome? Mi chiamo Dario. 42 anni. Sono di Opera. Sto cercando una brava ragazza. Che non fumi, non si droghi, faccia tanto sesso. Senta, cos'è per lei la marcia del cascino? Beh, è un evento che raggruppa un sacco, veramente un sacco di persone, ci si diverte, poi fortunatamente la giornata di oggi contribuisce a rendere ancora più bella questa manifestazione, quindi speriamo che poi tutti si divertano. Il clima ideale, c'è il sole e c'è un'arietta deliziosa, ragazzi. Spettacolare. Grazie, benissimo, aspettiamo i primi, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, come potete vedere stanno arrivando piano piano i primi della 6 chilometri. Eccoli qua, vai Ale, grandi, brave! Grandi, tutto bene ragazze?
Bene, posto, brava! Tutto ok, qua c'è il primo ristoro, se vi volete rifocillare. Spaghetti al pesto! Spaghetti al pesto, agnello, patate fritte! Vai così! Abbiamo un ciclista? Abbiamo abbiamo un po' di tutto. E il Chardonnay è pronto? Sbocciamo? Eccoli qua ragazzi, devo dire che questi qua stanno andando anche abbastanza fortino, perché siamo appena partiti, sono già qua, sono dei veri atleti, eh? Tutto è bene? È un atleta, vedi che c'è anche il coach, dai, c'è anche il coach, la signora. C'è il coach, la signora. Tutto a posto? Bene, vai così. Grazie. Bene, vedo le facce rilassate, un po' caldate, perché comunque il sole picchia parecchio. Vediamo la signora, complimenti! Tutto a posto, benissimo! Brava, vada! Abbiamo la gentil donzella! Beh, vai così, vai! Brava! Vabbè, abbiamo anche... Abbiamo l'uomo del piedistallo! E che non si dica che non va sul piedistallo lui! Con il cavalletto! Prego! L'uomo con le tre gambe! Grazie! Grazie, lo vedo come un complimento. Ma è... Dai, abbiamo anche i primi bambini. Un applauso. Un applauso ai bambini, grande. Vai ragazzi. Brava. Tutto a posto, tutto bene? Guarda che sorriso, vai, che vai, non è nemmeno sudata. Un'altra bambina, guardiamola. Eccola. Brava. Vai, brava. Abbiamo due cicliste. Brave le cicliste. Abbiamo un'altra, vai Sofì, guarda che atleta la Sofì, vai Sofì! Vai, tutto a posto, tutto bene? Ciao! Ciao! Guardate con che scioltezza! Con che scioltezza arrivano, ma non hanno neanche un sono degli atleti, sulla faccia, degli cioè, atleti sono nati. Sono dei grandi atleti, guarda qua che meraviglia, guarda, guarda le tre Marie della corsa, guardatele lì! Guardate che sorriso! La cosa che ci piace di tutto questo è il sorriso che hanno sempre sulle labbra. Vai Ale, vai! Guardate che sorriso che hanno! Guardali qua, vai! Ah, ecco perché non ride quel signore, cioè non c'ha i denti. Buongiorno, buongiorno! Vai così, vai! La famiglia Pozzoli! Guarda qua, la famiglia Pozzoli, come va? Tutto a posto, come state? Bene, dai. In forma smagliante, no? Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Allora, cos'è la marcia delle cascine per te? Una tradizione. Una tradizione, vedi Aldo? Vedi? Avevo smesso di farla alle medie. E poi alle elementari. E poi abbiamo deciso di rifare. Ma lei è un primo piano? Basta che non mi spacca la telecamera, eh? Ok, tutto a posto. Grazie ragazzi, buon proseguimento. Ciao. Ciao. Guardate, guardate qua che sorriso che c'è nei nostri atleti. Guarda il signor Metta. Bravo signor Metta. Guardate che scioltezza. Nel frattempo arrivano, guardateli con quanta scioltezza, senza neanche una smorfia sul tè, sul volto. Sul tè, tè. Ma guardate che quanti bei bambini. Ma guardate questi bambini. Un applauso ai bambini. Evviva. Guardate, guarda, che sorrisi guardate, che hanno! Guardateli, guardateli! Non sono per niente affaticati! Va che roba. Vuoi bere la frase più comune che si sente qua? Più avanti abbiamo la grigliata di pesce! Troppo, troppo! Se volete bere veloci, dai, un golfo, dai, veloci! La birra alla spina no! Birra alla spina più avanti, qua c'è soltanto la grigliata! Becca, becca lui! Vai, guardate, guardate con quanto! Quanto amore fanno questa marcia, con quanto amore! Sono tutti felici, guardate qua cosa arriva! Un campione che aspetta, abbiamo intervistato! Ragazzi, è un campione, ma quest'anno abbiamo anche un mega campione, ma io veramente non lo so, non lo so cosa siamo diventati. Però mi gusete, eh! Senza neanche correre! Ma ha pedalato, eh! Ha pedalato! Pedalato. A te. Signora, non si preoccupi, noi lo portiamo a casa noi! Ha messo l'etichetta? Ha messo l'etichetta! Guardate il mio amico campione qua! Guardatelo che arriva! Guardalo qua, guarda che è più forte del papà! Va? Guarda, guarda che piglio, guarda che piglio che c'ha! Passo, guarda com'è dinamico! Ragazzi! Datele un whisky al mio amico qua! Piano! Piano. Questo è un futuro runner, cioè sì, si vede, dire, ce l'ha scritto runner. Nel DNA, da DNA. Come corre si vede. Si vede, guardate qua, guardate, guardate che questo campione, lo conosco, si chiama Pietro Mennea.
La ciclista com'è qua? La mamma la conosciamo. Ciao! Signora, può anche salutare, eh? La mandiamo sul giornale. Ciao, ciao. È solo vino, non potete bere. È vino. Dai, tira fuori il pollo con le patate dal forno. Vai, guardate che tris! Guardate queste atlete qua come arrivano! Di gran lena, guardatele! Campionesse! Delle bestie qua! No, sono dei bambini! Guardate che famiglia di scioltezze! In scioltezza! Per la serie non ce ne frega un ca, Volfiore! Bravo. Perché tiri fuori le tette della bebè? Visto che ce li hai! Guarda. Nome? Mauro! Valentina e Giorgia! E Giorgia! C'è un'altra, c'è un'altra, c'è anche Mattia! E c'è anche Mattia che è qua dentro! Ragazzi! Ci dobbiamo scusare, abbiamo avuto problemi stanotte, quindi abbiamo fatto un taglio. Ma non dirlo, scusa! Tagliamo tutto. Avete avuto da fare stanotte. Complimenti, siamo contenti per voi! Ma perché loro sono in due? Ragazzi, noi siamo in due! Marcia e Cascina, primo anno, secondo, terzo, quarto, quinto, da quando siamo alle elementari, noi ormai, vabbè, siamo qua. Veterani! Cos'è la Marcia e Cascina per voi, ragazzi? Stare insieme, natura, respirare, condividere con la gente del paese. È tutto ragazzi, io mi preparo. Ma io faccio un applauso, faccio un applauso, grazie ragazzi. Tutto l'anno che mi Aldo, poi ti insegno il tuo lavoro, sì, va bene. Podlesnik! Dai, come non vuoi? Vieni, fai finta di correre. Vieni. Dai, ti devo fare l'intervista, vieni qua. Vieni, Lucchino. Luca. Un'intervista, non è una cosa così. Allora, abbiamo qua un altro, vabbè, grandissimo amico, lei è? Claudio è? Luca, è arrabbiato Luca. Come mai? Allora, Marcia delle Cascine, quanto tempo siete con noi? 23, 24. Bellissima, questa risposta è stupenda, io veramente lo amo. Devi guardare la telecamera. Lo amo questo bambino. È qua da noi con 24 minuti. Dai, cos'è per voi la Marcia delle Cascine? È un momento di aggregazione. Aldo? È la stessa famiglia. Ah, ok, è vero, caspita, ci siamo persi un po'. Tutti i tuoi? Tutti i tuoi. Corri un po' di più, ragazzo. Simpatico diciamo adesso. Quindi cos'è la Marcia delle Cascine per voi? È un bel momento, di aggregazione sociale. Passi! Passi. Si allenano e poi fanno questi. Uno, due, tre. Complimenti, signora. Perché poi bisogna fare complimenti alla mamma, no? Al papà. Perché il papà ci mette 5 minuti, ma è la mamma che ci mette 9 mesi e tutto il resto. È vero? Grazie ragazzi, buona giornata. Ciao, grazie. Ma poi metterete la mia orca. Uno su 1000 se la fa. Siamo noi. Abbiamo finalmente preso anche un'altra grandissima nostra sponsor, un grandissima nostra amica. Mangiarotti. Nome? Claudia, dell'Erboristeria del Giardino. Claudia. Lui è? Sempre presente. E la piccola Martina. E la piccola Martina, lei è una grande nostra amica, ogni anno ci aiuta veramente a realizzare questa fantastica marcia. Questo è più importante. Cos'è per te la Marcia delle Cascine? Beh, è una tradizione di opera, raccoglie tutta opera. È una e non solo. Qua abbiamo un romano. In gita, romano in gita opera, romano in gita opera, è stupito dalla bellezza di questa corsa e del paesaggio. Voi avete i fori imperiali, avete il Colosseo, ma noi abbiamo le campagne.